L'energia che avevi nel corpo a 16 anni non la avrai a 30. Se investi solo nel tuo corpo mentre invecchi, senza sapere cosa sta accadendo, devi investire in altre cose. Poi vedrai. Puoi avere qualsiasi età ed essere ancora vivacemente energico. Ti sei mai innamorato della tua vicina di casa? No? Va bene. Supponi di avere 16 anni e c'è una ragazza molto carina alla porta accanto. Devi focalizzarti su di lei? Hai bisogno di un impegno? No, hai interesse. Quindi sei impegnato, sei focalizzato, sei ogni dannata cosa, sei fuori di testa. Quindi ti serve un po' di interesse. Se ti interessi a qualcosa, ogni cosa in te si focalizza su quella cosa. Non è così? Qualunque sia quella cosa. Ma la maggioranza delle persone non sa come trovare alcun interesse nella vita, a meno che non siano innescati dagli ormoni. Questo è un problema evolutivo. Vedi, ogni altra creatura è interessata solo a ciò che è la sua sopravvivenza, oppure è riproduttivo. Questo è tutto, non è interessata a nient'altro. Un uccello, un animale, una scimmia. A cosa sono interessati? Qualcosa da mangiare, o magari accoppiarsi. Oltre a ciò, non hanno altro interesse, perché queste due cose sono innescate chimicamente. La fame è innescata chimicamente. Gli ormoni sono chimica. Quindi questo è un certo livello di esistenza. L'esistenza animale è così. Non puoi biasimarli, è così che sono. Ma per te, una certa evoluzione è accaduta. Non una piccola quantità. Non una piccola quantità di evoluzione. Sebbene oggi gli scienziati dicano che tra te e lo scimpanzé la differenza di DNA è solo dell'1,23%. Ma l'1,23% di cosa? Quello di cui parlano è che da un'ameba a uno scimpanzé, se è il 98,77%, tu sei l'1,23% in più. Non è una cosa da poco. Non so veramente come calcolino questo 1,23%, ma quando guardi alcune persone sembra molto reale. Ma quando guardi delle altre persone, non puoi credere. Non puoi credere che gli esseri umani sono stati delle scimmie. Sì? C'è molta discussione a riguardo. Non può essere. Entrambi sembrano così. Ma comunque, è una piccola differenza, ma un'enorme differenza. Quindi, se consenti a questo 1,23% di operare dentro di te, vedrai. Non vieni innescato chimicamente verso ciò che vuoi e ciò che non vuoi. Perché in ogni processo spirituale, ovunque nel mondo, una cosa che sembra esserci comunemente, cioè non perché siamo contro il cibo, una certa quantità di negazione del cibo, semplicemente perché non vogliamo essere governati chimicamente. Brahmacharya, lo stare lontano dal cibo, non è perché vogliamo negare qualcosa. Non vogliamo cadere in quella categoria in cui diventiamo un animale. Quella in cui tutto, ogni cosa che vogliamo è innescata chimicamente. Vogliamo ciò che vogliamo consapevolmente, senza l'influenza della nostra chimica. Ecco perché in certi giorni del mese non si mangia. Ecco il perché di molte altre pratiche. Fondamentalmente non vogliamo cadere nella categoria animale, perché la categoria animale non significa qualcosa di brutto.
È solo un processo ciclico completamente compulsivo. Ora stiamo guardando Mukti, la liberazione. Se sei in un processo ciclico in cui stai girando intorno, non sussiste questione di alcuna liberazione, non è così? Un cerchio è una trappola. Sì o no? Un cerchio è una trappola? Se rendiamo il cerchio abbastanza grande, la maggior parte delle persone non saprà che stanno girando intorno. Continuano a girare e girare e pensano di andare da qualche parte. Questo è ciò che significa girare intorno. Significa che non stai andando da nessuna parte. Sappiamo che se i nostri aneliti, la nostra focalizzazione e la nostra direzione di vita sono innescati chimicamente, o dalla fame, o dagli ormoni, sappiamo che non andremo da nessuna parte. Questo l'abbiamo capito. Per questo stiamo vedendo come creiamo un interesse e una focalizzazione e un coinvolgimento in qualcosa che non è un desiderio innescato chimicamente. Se devi coinvolgere le persone in questo modo, o se devi coinvolgere te stesso in questo modo, hai bisogno che qualche ottano vada dentro di te. Se non c'è abbastanza energia, non puoi fare questo, perché la focalizzazione richiede energia. Se vuoi focalizzarti su qualcosa, ciò di cui hai bisogno non è una mente campo di concentramento. Hai bisogno di energia. Con l'età, l'energia diminuisce un po'. Se la tua identità rimane solo fisica, l'energia che avevi nel corpo a 16 anni non ce l'avrai a 30. Devi investire nel tuo intelletto, nella tua intelligenza, nella tua consapevolezza. Solo allora puoi rimanere energico. Se investi solo nel tuo corpo mentre invecchi, senza sapere cosa sta accadendo, no, sto facendo questo perché anche questo se ne andrà. Ti accadrà tutto quanto, a meno che tu non investa in altri aspetti. Se investi solo nel corpo, man mano che l'energia fisica diminuisce, vedrai, perdi forma e linea e diventi così. Devi investire in altre cose che non hanno bisogno di supporto fisico. Allora vedrai. Puoi avere qualsiasi età ed essere ancora vibrantemente energico, perché la tua energia non è del corpo. Se investi in qualcos'altro, qualunque sia la tua età, rimarrai energico. Quindi, devi sviluppare un certo interesse per lo yoga. Allora non devi focalizzarti, sarai focalizzato.